Hola, hola a tutti fanciulli e fanciulle e benvenuti e benvenute in un mio nuovo video. Da dove parto? Da dove parto? Da dove inizio? Da dove comincio? Ragazzi, ragazze, come state? Spero stiate tutti davvero bene o che almeno la possiate raccontare. Io la posso raccontare nonostante il periodo, la posso raccontare. Allora, ragazzi, che dire? Mi rimane veramente complicato girare video in questo periodo perché si stanno stringendo i tempi, si sta diciamo, stiamo per venire a capo di tutta la situazione della quale vi ho accennato nei video precedenti a questo, e il motivo per cui non riesco a girare costantemente video è proprio questo, infatti. E mi vedete quando vedete la Colors con la banda, con la fascia in testa tattica. Dite pure che il tempo per fare la tinta non c'è stato. Sì, sono ancora qui con i miei capellauz lunghissimi. Non sono riuscita ad andare dalla parrucchiera, non sono riuscita a girare video. Le giornate si accavallano una dietro l'altra. Si fa giorno, si fa notte, si fa giorno, si fa notte. Le settimane stanno passando, i mesi, e veramente, veramente c'è tanta carne al fuoco. Oggi è una giornata un po' particolare perché non ho lavorato, mi è saltata una giornata di lavoro, cosa che non mi capitava da tantissimo tempo, e allora quale momento migliore per approfittare e girare un video? Ho mollato i lavori in casa, i servizi, i mestieri, come li chiamate, insomma le faccende, le pulizie di casa, perché ho detto basta con sta casa. E poi vi dirò anche la cosa, perché è diventata così impegnativa per me in questo momento. Non so se avrò la forza e la voglia anche una volta dopo aver girato questo video lunghissimo, che da come potete vedere dal titolo è ovviamente il video quando la Colors sparisce e poi riappare dopo tempo. Qual è il primo video che va girando? Sempre questo. E cioè i prodotti finiti per la cura della casa e del bucato, perché ho due buste che sono una cosa vergognosa, vergognosa. Ho due buste di questa portata qui. Ecco, non vi dico un filo di bugia, scusate, ve la faccio vedere. Aiuto, mamma. Non lo so quanto tempo durerà questo video, quindi bando alle ciance, le cose che vi dovrò raccontare ve le racconterò in questo benedetto video. Lo sapete, ripeto sempre le stesse cose, ma poi arrivo, però direi di partire a bombazza immediatamente perché ho paura che poi mi finisca anche la voce. Insomma, adesso trovo pace, come sempre, quando non giro, quando passa tanto tempo da quando non giro più i video, sono sempre un pochino impacciata, c'è poco da fare. Qua non siamo delle professioniste, o perlomeno io non sono una professionista, per cui quando poi mi rimetto col telefono a registrare tutto, mi trovo sempre un pochino impacciata, non è vero? Che vedevo di niente, partiamo. Allora, andiamo belli carichi e tosti. Prodotti finiti per la cura della casa e del bucato. Sì, della casa e del bucato. Ragazzi, preparatevi, preparate una tisana, preparate, che ne so, una merendina, mettetevi sul divano con la copertina, perché con questo tempo che sta facendo adesso, ragazzi miei, qua oggi è una giornata pessima, pessima. Oggi è mercoledì 10 maggio, spero di riuscire a caricare il video, se non questa sera, domani, al massimo tra 2 giorni. Non fa freddo, questo no, però ragazzi miei, cioè piove che Guido la manda ogni santo giorno e veramente non se ne può più. Lo so che l'acqua serve, io so tutto, però anche insomma alterniamoci, magari un giorno piove, un giorno c'è il sole. Ecco, non dico proprio che non debba piovere più, ma insomma ragazzi miei,
Vabbè, ho detto tutto. Allora, partiamo col video. Siete pronti? Siete carichi? Speriamo che non abbia problemi di voce, di gola, eccetera, eccetera, perché l'allergia quest'anno mi ha devastata. E lo sapete perché mi avete vista nei vari video, sempre un po', come si dice, non riuscivo a inghiottire la saliva, scusate, sempre un po' sofferente. La pioggia di questo di buono c'ha, che mette a dormire pollini e quant'altro, e quindi insomma ci aiuta. Basta, partiamo. Random, come sempre. Allora, terminata questa ammuchina igienizzante pavimenti nella versione freschezza alpina. Se mi seguite lo sapete, lo dico sempre, ci sarà un sacco di polvere, ragazzi, ve lo dico, speriamo che non inizi a starnutire. Ammuchina, questa linea qui di Ammuchina mi piace tantissimo, secondo me è un validissimo prodotto per la detersione dei pavimenti e non solo, perché come dico sempre, pavimenti sì, ma io ci faccio un po' di tutto con i prodotti, un po' tutto diciamo, quindi li utilizzo magari negli spruzzini diluiti, no diluiti, a volte diluiti con l'acqua, a volte no, li utilizzo anche insomma su, che ne so, devo fare le mattonelle, le piastrelle della cucina, le piastrelle del bagno, che ne so, i sanitari, ecco, li utilizzo per 100.000 utilizzi, li utilizzo per 100.000 utilizzi, stasera le parole non ci saranno perché piove, ragazzi, ve lo dico. Per me sono tutti validissimi i prodotti di questa linea, straconsigliati. Qui abbiamo 1 litro più 500 ml di prodotto, che ve lo dico a fa. Ottimo, tutto per terra random. Ma sì, viaggio, viaggio per la stanza. Terminato un detersivo lavatrice che per me è diventato un must have, una garanzia e un prodotto al quale faccio, diciamo, mi aggrappo quando non riesco ad andare nei vari acquasapone, Thigotà, Risparmio Casa. Sto parlando di Eco 10 lavatrice al profumo di Marsiglia. Lui, 2 litri di prodotto per 2 euro e mi sembra 49 centesimi, 2,39, 2,49, questo è il prezzo, ma ragazzi, sono 2 litri super, super, super concentrati. Come ripeto, queste, ripeto quasi sempre le stesse cose, ma so che ci sono anche nuovi iscritti e nuove iscritte ai quali do un caloroso benvenuto e un bacio immenso. Benvenuti nel canale della Sgangherata Colors, benvenuti a tutti voi, a me già mi pizzica il naso, mi prude, andiamo bene qua. E, ragazzi, fantastico, un prodotto INS, c'è la versione all'aloe vera, c'è la versione per i colorati, c'è la versione al muschio bianco e alla lavanda. Questo in assoluto è il mio preferito. È un Marsiglia non invadente, non prepotente, che lascia, una volta lavato il bucato, un odore di pulito, mi ricorda proprio i panni stesi al sole di quando ero bambina, i panni della nonna, ecco, mi dà proprio quest'idea. È concentratissimo, ma nel vero senso della parola, anche se qui non lo dice che è concentrato, no, c'è scritto, scusatemi, formula concentrata, ragazzi, è veramente concentrato. Mi raccomando, non esagerate nella quantità, con la quantità quando lo utilizzate, perché altrimenti rischiate che vi esce fuori la schiuma dalla lavatrice. Dura tantissimo, qui parla di 40 lavaggi. Io non mi regolo mai in base al numero dei lavaggi, non sto a contare i lavaggi, ma credetemi, dura veramente tanto. Mi piace da impazzire, ovviamente, quando utilizzo un detersivo liquido, vado sempre poi ad addizionarlo di candeggina delicata, questo sempre, ormai lo faccio veramente da tanto tempo e credetemi è fantastico, straconsigliato. Terminato uno dei 14.000 deodoranti per gli ambienti che mi vedete sempre presentare, questo è il Deo Week della linea Risparmio Casa alla profumazione talco. Vi devo parlare di questi prodotti? Non credo, sono degli ups validissimi. Credo tra i migliori tra tutti i dupes che ho provato, anche quelli di Eurospin non sono male, 1,79 euro, fantastico prodotto. Le profumazioni che, scusate perché prima ho bevuto, vabbè, le profumazioni che
tollero di più che le mie mucose, che sono sempre irritate a causa allergia, che tollerano di più ormai di questa linea qui di risparmio casa, sono questa al talco e quella al muschio bianco. Le altre purtroppo che sono validissime allo stesso modo, le ho dovute abbandonare perché ogni volta che il dispenser erogava il prodotto mi veniva prurito al naso, per cui vabbè, vado con queste, ma sono entrambi, ma sono tutti validissimi. Terminato uno dei miei amori, e cioè Lava Freschezza Tropicale per bianchi e colorati, qui dice 26 lavaggi, 1,3 litri. Ragazzi, sapete che mi piace tantissimo questo prodotto, anche nella versione fucsia, cioè quella credo floreale, e non snaserò quasi nulla oggi, ve lo dico. Ragazzi, ma quanto costa però? Quanto costa? Una volta mi ricordo, prima che ci fosse questo aumento vertiginoso dei prezzi, che questo prodotto qui si trovava, quando era in offerta da Risparmio Casa, a 1,99, che era un prezzo fantasmagorico. Adesso, ragazzi, quando è in offerta non è mai meno di 2,99. Che per me è veramente tantissimo, però ogni tanto mi faccio prendere dallo Schiribaus e lo compro perché mi piace veramente, veramente tanto. Non ve lo dico, non ve lo ripeto ogni volta, metto sempre oltre al detersivo un tappino di candeggina delicata ad ogni lavaggio, ok? Molto, molto, molto buono. Terminato un Rio Boom Boom Pavimenti, un'esplosione di pulito e profumo intenso e persistente, 750 ml, profumo talco. Ragazzi, i Rio Boom Boom sono ottimi, buonissimi. Io utilizzo tanti detersivi per i pavimenti, pur utilizzandone pochissima quantità ogni volta, perché, per chi non lo sapesse, io ho due bimbe pelose, di cui una incontinente. Perché è una quindicenne che si porta questi quasi 15 anni con grandissimo onore, grandissima forza, la mia lunetta bassottina, ma è incontinente. E quindi siamo sempre in ballo con mocio, acqua, cambiare l'acqua, strizzare mocio, disinfettare, eccetera, eccetera, igienizzare, e devo dire che questo mi piace tantissimo, proprio tanto, 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 tanto. È un prodotto italiano, un made in Italy. E che dire, ideale per tutti i tipi di pavimenti, ceramica, marmo, parquet, addirittura parquet, vedete, tech, pulito profondo, extra brillantezza e profumo, asciuga rapidamente senza lasciare tracce, si può utilizzare su tutte le superfici lavabili. Ecco, vedete, nasce per i pavimenti, ma poi ci potete fare veramente quello che volete. Ottimo prodotto, di questa linea qui ve li consiglio un pochino tutti. Terminato un mio mai più senza, must have, immancabile, il mio veramente prodotto per la vita, e cioè lo smacchiatore capi bianchi e colorati con ossigeno attivo della linea sempre che si trova da Inns, e cioè la linea Eco 10. Questa polvere qui io la utilizzo in aggiunta al detersivo in polvere, solo al detersivo in polvere, anche se qui mi dice che si può utilizzare anche per i capi colorati, ma io per i capi colorati utilizzo l'ace gentile o comunque la candeggina delicata, anche se non ace gentile. E questa polvere qui io non me la faccio mai, 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 mai mancare. E qui dice che è uno smacchiatore all'ossigeno attivo integrato con enzimi e tensioattivi, efficace già a basse temperature. La sua formulazione scioglie e rimuove tutti i tipi di macchie ossidabili, enzimatiche e grasse, anche quelle più ostinate e quelle secche. E è un prodotto che può essere impiegato come additivo per il tuo bucato a mano in lavatrice o come soluzione pretrattante direttamente sulle macchie. Io lo utilizzo solo mettendolo in aggiunta al detersivo in lavatrice e, ragazzi, fa la differenza. Lo vedo soprattutto sui canovacci bianchi. Veramente ottimo, ottimo, ottimo prodotto. Terminata una confezione di candeggina, questa è la Candid, forse sì, si dirà Candid, non lo so. Candid Alba, candeggio bianco assicurato, super candeggina, 2 litri di prodotto, non mi ricordo dove l'ho acquistata, non mi ricordo se da Déco o da Arcobaleno, non me lo ricordo. Candeggina, per me la candeggina è candeggina e
non, cioè, la utilizzo, la metto nel water quando, con lo scopino, scopettino a mollo quando pulisco il bagno, la lascio a volte durante la notte all'interno del water per sbiancare, la utilizzo quando ho delle macchie su capi bianchi molto ostinate, ma sempre a mano, difficilmente in lavatrice. Quindi metto la mia bacinella con il capo da trattare, metto la varecchina e lo lascio a candeggina, lo lascio agire. La utilizzo in aggiunta al detersivo pavimenti quando voglio dare una igienizzata alla casa. La metto nel mocio, quello che utilizziamo per accogliere la pipì della bimba pelosa. Insomma, questi sono gli utilizzi che ne faccio. Candeggina per me, una vale l'altra. Terminato un altro amore, e cioè il detersivo in polvere per lavatrice alla lavanda della linea Eco 10, quindi quella che si trova da Inns. Ormai, cioè, io lo ripeto sempre per i nuovi arrivati, Eco 10 è la linea di detersione di Inns. Ce n'è Eco 10, non tutti i prodotti sono ecologici, questo è proprio il nome della linea. Poi di queste linee di prodotti per la detersione e pulizia della casa, ce n'è una parte che è proprio ecologica, con il marchio proprio Ecolabel o Ecolabel, che dir si voglia. Non è questo il caso. Questa polvere per il bucato è fantastica. Alla lavanda mi piace tantissimo. È un detersivo validissimo che costa veramente poco, mi sembra poco più di 2 euro. Anche nella versione classica che sto utilizzando adesso, pur prediligendo io questa al Marsiglia, ma solo per la profumazione, non per l'efficacia. Ora ho acquistato quella classica che ha la confezione azzurra ed è altrettanto valida, un prodotto che vi straconsiglio, provatelo, veramente buono, 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 buono. Ho terminato questa eco ricarica del detersivo piatti COP, limone zenzero, questo è concentrato, qualità 100% italiana, la storia a casa tua, formato risparmio. Quanto mi piace questa immagine, è così d'epoca, diciamo, mi piace tantissimo, vintage, ecco. E ragazzi, a me piace molto. Io ho riscoperto, è arrivato da Risparmio Casa, perché io lì lo trovo, di nuovo sono arrivati i prodotti della Coop, no, non Coop, ma Coop, con la K appunto. E ragazzi, che dire, che dire, a me piace tantissimo. C'è sia una versione al limone che questa limone zenzero, e forse ce n'è anche un'altra agli agrumi, non vorrei dire una cavolata. Questa è un'eco ricarica da 1,7 litri, costa poco e fa egregiamente, svolge egregiamente il suo lavoro. Per chi non lo sapesse, io ho sempre avuto la lavastoviglie, che sta lì, quella, che però si è rotta circa un annetto fa, e per una serie di motivazioni, non è quella economica, come mi è stato chiesto una volta, c'è Robby, ma è per una questione economica che non l'hai più comprata? No, assolutamente, ma semplicemente perché ci sono grandi cambiamenti a livello di casa. Insomma, non voglio spoilerare troppo, non ho fatto questo acquisto, non ho ancora ricomprato la lavastoviglie perché ci sono da vedere un po' di cose in merito alla cucina soprattutto, e per cui sto lavando a mano, e che 2 bolse, mi sono un po' stufata sinceramente, però alla fine, insomma, lavare 2 piatti a mano, anche quando sono 4, non mi pesa più di tanto e quindi ne uso molto di più. Ragazzi, mi piace tantissimo. Io vado a rimpinguare, come si dice, a riempire il refill che tengo sul lavello della cucina, e mi piace, mi piace, mi piace. Dategli una chance a questo Coop. Ne ho sentite anche recensioni negative, non è il mio caso, a me non dispiace. Di questo non ho più il coperchio, si è perso il coperchio. Air Nature frescolino, 5 in 1. Allora, questo detersivo, se sì, ciao, detersivo, questo deodorante per ambienti, che è appunto nella profumazione frescolino, quindi dà un po' quell'idea del bucato pulito, vedete c'è anche proprio l'immagine. Questo l'ho preso da Arcobaleno. Arcobaleno è una catena di negozi che si trova al momento, se non erro, solo qui nel Lazio al momento.
non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra di sì, ed ha dei prodotti molto interessanti a prezzi veramente vantaggiosi. E mi sono trovata tempo fa, l'ho utilizzato, l'ho preso, prezzo bassissimo, non mi ricordo se 1,49, 59, 69, insomma stiamo lì più o meno come gli altri. Può cambiare 10-20 centesimi, insomma, non di più. E non mi è dispiaciuto, l'intensità non è la stessa di quelli di risparmio casa, però per alternare mi ci sono trovata, l'ho preso e non è stato male. E sempre in questo negozio Arcobaleno ho trovato questa serie di Madonna la polvere, ragazzi, qua sarà un macello, ve lo dico. Allora, Air Nouveau, magnolia e ciliegio a casa e living. Stesso discorso, 250 ml di questo deodorante per gli ambienti, ma sapete che non è stato niente male. Anche questo, torno a ripetere, preso da Casa Balò e mi è piaciuto veramente tanto. Spray per ambienti, ricarica per uso automatico e manuale, volendoli potete utilizzare anche senza erogatore per, diciamo, dare una rinfrescata, insomma, una profumata alla casa. Non ha una persistenza un po' come tutti gli altri, del resto eccezionale, però ragazzi, si è fatto spruzzare, non male, non male. E sempre di questo negozio Arcobaleno ho provato anche questo Air Nature al cotone. Anche questo non mi è dispiaciuto affatto. Non starò qui, insomma, a dilungarmi. Non so se siano rivenduti anche in altri store, non ve lo saprei dire, o se sia un'esclusiva, diciamo, del marchio Arcobaleno, non lo so. Comunque, buoni anche loro, io li termino e ve li faccio vedere. Terminati i due Deo Wick, questi sono quelli di risparmio casa, muschio bianco e talco, come appunto vi dicevo prima, queste sono le uniche due profumazioni che le mie mucose un po' rompine riescono a tollerare, quindi anche questi sono ottimi. Per chi se lo stesse chiedendo, ma quanti deodoranti consuma questa? Ne ho quattro sparsi per tutta casa. E per cui tenuti alla massima erogazione, per cui avendo una casa un pochino grande, necessito, avendo due bimbe pelose che ogni tanto ci lasciano i ricordini a casa, necessito di avere sempre un po' di ricambio d'aria, a parte le finestre aperte, ovviamente. Terminato, ragazzi, un ammorbidente che non prendevo da tantissimo tempo e che, credetemi, mi ha lasciata strabiliata e mi sono detta: ma per quale caspita di motivo non hai più acquistato questa variante di questo ammorbidente? Voi direte: ma faccelo vedere. Ma certo, ragazzi, che ve lo faccio vedere. Ta-da! Tesori d'Oriente, fior di loto. Ammorbidente aromatico, eccolo qui, ragazzi. Questo la giasna sa, la giasna sa perché. Allora, io non saprei paragonarlo a qualche altro ammorbidente più blasonato, non che questi non lo siano, però. Che ne so, mi viene in mente un Lenor, mi viene in mente un Coccolino, non lo so. Forse potrebbe lontanamente avvicinarsi a quelli che hanno la profumazione azzurra, che so essere una profumazione, tutti gli ammorbidenti azzurri so essere, Madonna quanti UFO che volano, so che sono prodotti insomma molto graditi dalla maggior parte di voi. Per me no, io con le profumazioni azzurre faccio a cazzotti, non mi piacciono, ma questo è fantastico. Tesori d'Oriente, ragazzi, fior di loto. E mi sono chiesta: ma perché non lo prendi mai questo prodotto? Risposta: per il packaging. Perché, a differenza di tutti gli altri, se li utilizzate e sapete a cosa mi riferisco, è quello che ha il packaging un po' smortarello, un po' più smortarello, un po' più, un po' così, sto marroncino, grigiolino, sorcetto, topetto. Questa banda arancione, sì, ci sono i suonatori qua di zufolo, pirulì pirulà, insomma, ricordano un po', no, gli etruschi, i greci, ok? Però, ragazzi, è proprio triste sta confezione, diciamocela tutta, su, ecco. Però, ragazzi, la profumazione è fantastica, fantastica. Io ve l'ho detto, fate vobis, fate come vi pare, io ve l'ho detto, provatelo.
Provatelo, non mi pagate solito niente, non mi paga proprio nessuno, a me mi ha mai pagato nessuno per dire cose, ma provatelo perché è fantastico. Veramente, vi fidate della Colors? Fidatevi della Colors. Terminato un altro mio mai più senza, devo dire che alla fine ormai ricorro sempre a lui. Eco 10, quindi INS, anticalcare gel, rapida dissoluzione anche in acqua fredda, 2 in 1, lavatrice pulita e protetta dal calcare, meno consumo, più, scusatemi, lavatrice pulita e protetta dal calcare, meno consumo energetico. Ragazzi, allora, questo è il suo colore, vedete, ok? E 1 litro di prodotto. Questo anticalcare in gel è diventato il mio mai più senza. Sì, ogni tanto acquisto quelli che trovo in offerta anche della linea Valido, oppure mi è capitato quello di Eurospin, se non erro. Ma ragazzi, quanto mi piace questo! Quanto mi piace questo! Io ne metto un tappino intero ad ogni lavaggio, tranne che nel lavaggio quando lavo i capi in lana, quindi quando faccio il lavaggio quello della lana non lo metto per una cosa mia, perché ho il terrore che possa danneggiare i tessuti delicati, ma è un mio pensiero liberissimo, magari sto dicendo la più grande cavolata del mondo, ma penso questo, o perlomeno mi viene in mente questo. Per cui fantastico, mi piace da morire. Forse ne avrò anche un altro da farvi vedere. Ah, guardate, ve lo faccio vedere subito. Dovrebbero essere solo questi due, ma non lo so. È da un po' che non giro questo video. E ragazzi, fantastico. Quanto viene? Beh, mi ricordo, sotto i 2 euro. Non vorrei dire una cavolata, o forse poco più di 2 euro. Ma io con un tappino veramente ci faccio tantissimi lavaggi. Ottimo prodotto, straconsigliato. Per me, mai più senza. Terminate un po' di candeggine delicate, adesso le prendo qui, ne vedo altre due perché ho due buste da gestire, ragazzi belli. Quindi credo che siano queste tre al momento. Allora, qui abbiamo Ace Gentile Lavanda e Muschio Bianco, eccola qui, e Ace Gentile Fresco Profumo. Questa è una versione da 2 litri e questa invece da 3 litri. In genere per me la candeggina delicata più o meno è tutta uguale, una vale l'altra. Devo dire però che quest'Ace Gentile forse un puntino in più rispetto a tutte le altre, forse ce l'ha. Voi potrete dire, ma che significa un puntino in più? Non lo so, mi sembra che quando vado ad utilizzare lei, l'originale, il bucato, anche se io lo utilizzo sui colorati, mi sembra che esca più scricchiolante, più sgrassato. Anche se non è una funzione disgrassante quella che deve avere l'Ace Gentile, non lo so, c'ho sempre il sentore quando utilizzo quella originale, cioè lei, non lo so, che i capi siano migliori. Magari è una mia sensazione, fatemi sapere se anche per voi è la stessa cosa. Ovviamente utilizzo anche altre candeggine delicate perché costa una fucilata, per cui quando me lo vedete presentare è solo ed esclusivamente perché lo prendo in offerta. Diciamo che io la politica che utilizzo nell'acquisto dei detersivi, a meno che non mi serva un prodotto del quale io non posso fare a meno, vedi l'anticalcare che vi ho appena fatto vedere, oppure che ne so, che altro prodotto vi posso dire, boh, non mi viene in mente niente adesso. No, tra cui, ecco, o lo smacchiatore, quello di INS, no? Quello che vi ho fatto vedere in polvere, però quello non mi interessa. Costa talmente poco, però in linea di massima quando vado nei grandi store che possono essere appunto i vari Tigotà, Acquesapone, anche Casa Balò, io tendo a prendere sempre le cose in offerta. È una mia politica di acquisto. Fantastica, fantastica, Ace Gentile. Terminata anche quella di INS, di candeggina delicata. Questa è un flacone da 2 litri. Allora, come profumazione prediligo l'Ace Gentile o anche per esempio quella dell'omino bianco, mi piace tantissimo. Però ragazzi, buona, buona anche questa, nulla da dire. Se mi dovesse capitare, la riprenderei tranquillamente. Ammorbidente, mi viene su un ammorbidente. Ho voluto dare una chance a questo favoloso ammorbidente concentrato. Vaniglia ed orchidea, 54 lavaggi, 1 litro e 250 ml di prodotto.
Ragazzi, allora, chi mi segue e chi non mi segue lo saprà adesso, dei Fabulosi, Fabuloso a me non dispiacciono come ammorbidenti rispetto a tante altre ciofeche che si trovano in giro, pur essendo io una amante spassionata dei tesori d'Oriente, devo dire che anche questi però non mi dispiacciono. Il mio preferito in assoluto è quello vaniglia e mandarino, mi sembra, oddio, non mi ricordo mai come si chiama, sì, vaniglia e mandarino mi sembra, che non so se ce l'ho qua, boh, non lo so. E quello è il mio preferito in assoluto. C'era in offerta questo, forse o da risparmio casa o da acqua e sapone, vaniglia orchidea. Allora, il profumo non è male, anche se, pur essendo io un amante delle note vanigliate e dolciose, lo trovo un pochino, l'ho trovato un pochino stucchevole, un pochino troppo strong, e devo dire che messo nella quantità però di un tappino, questo è niente, c'è parente. Aumentando un pochino la dose, ma ragazzi, il tappino non è assolutamente piccolo, vedete, in proporzione alla bottiglia, mettendone due tappini, allora si sentiva anche a fine lavaggio, quindi anche sul bucato stesso si sentiva, però una volta che il bucato si asciugava, insomma, rimaneva proprio un vago, 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 vago sentore. Quindi per me è un ni, nel senso che non è proprio accio accio, ma non è neanche ai livelli di Tesori d'Oriente o del fratellino vaniglia e mandarino. Ragazzi, io mi devo bere un goccino d'acqua, abbiate pazienza, ma devo bere un goccino d'acqua. Questo è, ragazzi, belli, abbiate pietà. Avendo problemi sempre con l'allergia, ho sempre un po' di secchezza, insomma, raga, passerà pure questo periodo. Allora, qui ci abbiamo altri 1, 2, 3, 4 deodoranti per gli ambienti. Madonna, la polvere che sta uscendo fuori. Allora, abbiamo 3 Deo Wick Talco. Ok, non starò qui a perderci altro tempo nelle spiegazioni, e siamo a quota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e poi un Airflor muschio bianco. Ragazzi, questo è buonissimo, e questa è la linea che si trova da Eurospin. Rispetto al risparmio casa, il cui prezzo di questi di risparmio casa è 1,79 euro, questi di Eurospin, che sono altrettanto validi e hanno delle profumazioni spaziali, vengono 10 centesimi in meno, 1,69 euro. Fantastico prodotto. Che vi dicevo che lo adoro, Madonna quanta robaccia che vola! Lo adoro questo prodotto, io lo adoro. Eccone un altro di Eco 10 Marsiglia, detersivo liquido lavatrice. Ok, terminata un'altra confezione di candeggina profumata Eco 10, eccola qui. Sempre di Inz, anche questa mi piace tantissimo. Qui la chiama Fresco Profumo. Mi sembra che ce n'è anche una versione forse densa, se non erro, e una versione floreale forse. Mi sembra che ha la scritta verde. Prendete con le pinze, però sì, ci dovrebbe, o forse alla lavanda, no, mi sa verde. Comunque, due o tre tipi ce ne sono. Buona anche questa, 2 litri di prodotto, fantastica. 99 centesimi. Anche qui non mi voglio sbilanciare con i prezzi, che poi faccio sempre le mie figuracce. Un altro smacchiatore, questo per capi bianchi e colorati. Io vi faccio vedere tutto quello che termino, ragazzi, anche se ci sono stessi, cioè lo stesso prodotto è ripresentato più volte per farvi capire quanto io possa amare questo prodotto. Vedete? Mai più senza. Ok. Terminato questo sgrassatore con candeggina della linea Chantecler, deterge, rimuove germi e batteri, igienizza, smacchia e deodora. Allora, aspettate che lo devo un attimo snasare perché non mi ricordo bene. Ecco, questo non mi è piaciuto, perché non mi ricordavo se mi fosse piaciuto tantissimo o veramente poco. Allora, tanto per cominciare, è caduto una volta per terra, sfasciato qua l'erogatore per cui usciva questo oggetto, faceva un macello, quindi l'ho dovuto travasare. Ma ero talmente stufa di utilizzarlo perché la profumazione era nauseabonda. Probabilmente
Prodotto validissimo, pulisce veramente bene, ma ragazzi, è un connubio schifoso tra mezza candeggina, perché ce l'ha, e l'isoform, cioè una cosa veramente, veramente schifosa per le mie narici, per le mie mucose, per me, che alla fine mi sono, siccome si era pure rotto il serogatore, me ne era rimasto tanto così, mi ero scocciata di travasarlo, Ho tolto l'erogatore e l'ho utilizzato per pulire il bagno, così sono riuscita a terminarlo. Un prodotto che non mi è piaciuto per niente a livello di profumazione e mi ha proprio dato fastidio, mi irritava proprio le mucose, per cui no, questo mai più. Mi dispiace, mi fa prudere gli occhi anche solo a toccarlo. Terminata questa eco ricarica della Soft Blue Oxygen, pulito profondo, profumo intenso, rimuove germi e batteri. Questo qui ci dice è un prodotto igienizzante, 22 lavaggi, prodotto da Biochimica, 1,1 kg di prodotto. Ragazzi, ma sapete che questo prodotto mi ha piacevolmente stupita? Questo detersivo in polvere non mi è dispiaciuto affatto. Mi sembra di averlo preso da Tigotà, se non erro, o forse da Acquestapone, ma mi sa da Tigotà. Comunque i miei giri sono sempre quelli e buono, buono. Anche delicatamente profumato, anche se ho notato che il detersivo in polvere, una volta che il bucato esce dalla lavatrice, a meno che voi non mettiate un ammorbidente profumato, tende a profumare sempre pochissimo, quasi niente. Però l'ho apprezzato tantissimo, lo potrei tranquillamente riacquistare e non ha neanche un costo esorbitante, spesso si trova anche in offerta. Ottima scoperta, dategli una chance. Sui prodotti soft ci sono sempre diatribe in corso perché c'è chi li considera delle ciofeche pazzesche e c'è chi invece li adora. Io sono nella giusta via di mezzo. Non mi dispiacciono, non mi strappo i capelli, ma non sono male, non sono assolutamente male. Ho trovato da Acquestapone in offerta ad 1 euro questa mini taglia, diciamo, di Fabuloso. Qui ci sono 585 ml di prodotto e la chiamo proprio offerta prova. E, ragazzi, che dire, ammorbidente concentrato, cocco e fiori bianchi. Allora, tra tutte le profumazioni dei Fabuloso, questa forse è quella che mi gusta di meno, semplicemente perché innanzitutto non sa di cocco. Io quando sento cocco deve sapere di cocco, cioè il cocco si deve sentire. È dolciastra, però è blanda e sul bucato poi non si sente quasi nulla. Che dire, sì, insomma, in mancanza d'altro si può anche prendere, però insomma c'è di meglio, per cui io rimango affezionata al mio vaniglia e mandarino e nessuno, cioè al momento tra tutti Fabuloso è quello che più prediligo. Terminata questa serie di foglietti a chiappa colore della linea Omino Bianco, fogli salvacolori. Questa era una confezione con un'offerta dove c'erano 4 fogli in omaggio, quindi 16 più 4. La sentite la quindicenne quanto casino che fa? E fogli salvacolore. E ragazzi, mi sono piaciuti. Sì, niente, niente male. Quelli di Inz mi piacciono di più, però anche questi non sono male. Io li utilizzo quando io in genere difficilmente utilizzo i foglietti quando faccio le lavatrici di capi scuri, cioè tutti, che ne so, nero, blu, grigio scuro. No, quando mi capita di fare i colori quelli un po' più brillanti, quindi che ne so, faccio la lavatrice dei colorati chiari dove ci può essere un azzurro, un giallo, un verde, questi, un arancio, ecco, allora utilizzo questi perché lì ci può essere sempre il rischio di qualche scambio di colore. Tutto ciò che è rosso io lo lavo o con i neri oppure a parte. Non me la rischio mai perché non voglio cattive sorprese, ma questi non sono affatto male. Terminato dopo un secolo e mezzo, questo Use, non so come si dica, pavimenti Opium concentrato, senza risciacquo, super efficace per ogni tipo di pavimento. 1 litro di prodotto. Allora, ragazzi, è buono. Buono,
Questo non lo apro solo perché è tutto incollato di polvere, mi fa un po' schifo. Scusate, questo prodotto non ha un costo bassissimo, ora non mi ricordo di preciso, ma i prodotti USE non sono proprio super economici. L'ho presi secoli fa da acqua e sapone e l'ho centellinato. Lo utilizzavo solo, che ne so, ogni tanto, proprio perché me lo sono tenuto da conto. E ottimo prodotto, mi piace veramente tanto. Lascia un profumo bello concentrato e bello persistente, ma non fastidioso, che si sente anche dopo che i pavimenti si sono asciugati. Quindi rimane questo sentore, di opium, cioè sa proprio di opium il profumo, quello opium appunto. E buono, 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 buono. Costa, per cui è un lusso, tra virgolette, che mi concedo ogni tanto, proprio per il fatto che io questi pavimenti li lavo veramente tante volte, proprio per il fatto che, proprio per il fatto ripetuto, che ho appunto queste perdite urinarie della bimba pelosa e di sicuro non andavo ad utilizzare questo quotidianamente, però mi piacerebbe poterlo ricomprare magari più avanti, ma mi è durato mesi, mesi, mesi e mesi. Ottimo prodotto. Se vi va di spendere qualcosa in più, provatelo. Poi qua devo fare questo lavoro perché sennò non ci arrivo più, senti che casino qua per terra. Un altro The Wick al talco, ok. Poi terminato un altro ammorbidente della linea Tesori d'Oriente. Questo è quello Persian o Persian, boh, Dream, melograno e tè rosso. La confezione che cos'è? Ditemi che cosa sono queste confezioni, sono troppo belle. Allora, devo dire niente male. Niente male, è una profumazione molto frizzante, molto pungente, molto acre. Quindi, se non amate questo tipo di profumazione, non fa per voi. È molto particolare, quindi può piacere come può non piacere. Proprio oggi nel gruppo Telegram, il Colors gruppo di Telegram, se ci fosse qualcuno tra voi che ancora non lo sapesse, io e il mio amico Davidino abbiamo, su idea del Davidino, abbiamo deciso di aprire un gruppo Colors su Telegram, un gruppo nel quale ci aggiorniamo tutti i giorni, c'è un contatto quotidiano tra me e chi partecipa, chi è presente nel gruppo, ci scambiamo idee, notizie, acquisti per la casa e non. Ci diamo il buongiorno, ci raccontiamo se ci va di raccontarci, insomma, c'è un contatto quotidiano tra me e voi. È un ambiente molto sereno, molto pulito, ci tengo sempre a dirlo, nel quale c'è massimo rispetto, massima educazione e veramente è un'oasi, ecco, un'oasi, un rifugio veramente, come dire, pulito. Sano, ecco. Come si fa per entrare, qualora voleste partecipare ed essere anche voi presenti all'interno del gruppo Colors di Telegram? Se non avete l'applicazione, la potete scaricare gratuitamente, non vi costa nulla. Scaricata l'applicazione, cliccate sul link che vi lascerò qui sotto tra i commenti e ora vediamo se mi ricorderò anche di metterlo nell'info box. Qualora mi dovessi dimenticare, come dico sempre, scrivetemelo: Robby, avevi detto che mettevi il link e ti sei dimenticata, perché credetemi, in questo periodo mi può anche succedere questo, di dimenticarmi, di dire le cose e poi dimenticarmi di farle. E sarà sufficiente cliccare sul link e vi troverete direttamente all'interno del gruppo. Non siete obbligati a partecipare attivamente, potete anche partecipare passivamente, nel senso ascoltare, leggere, fate quello che vi va di fare. Se arriverete mi farà molto, molto, molto piacere. Non è un gruppo a scopo di lucro, non ci guadagno nulla, non è un gruppo sponsorizzato, non ci sono sponsor, è un'iniziativa privata e insomma, per il puro piacere di stare insieme. Quindi vi dicevo, si parlava proprio oggi nel gruppo Colors, nel gruppo Telegram, del fatto che una persona presente nel gruppo ha messo una foto degli ammorbidenti Tesori d'Oriente in offerta.
Che prezzone a 2,29 euro, che prezzone, ragazzi. E mi diceva: sai, sono stata da Acquestapone, il commesso, mi sembra da Acquestapone, il commesso mi ha detto, uno dei commessi mi ha detto che è aumentata anche la quantità. E io ho detto: tesoro, sì, è aumentata la quantità di 10 ml. Se riuscite a leggere, anziché 750 ml, adesso sono 760 ml, che giustificano questo aumento dei prezzi pazzesco. Che vergogna, ragazzi, posso dire che vergogna? Vabbè, soprassediamo, soprassediamo. Buono, buono, anche questo non è, diciamo, non rientra tra i miei preferiti, però buono anche questo. Terminato questo detersivo Lana e Delicati della linea Eco 10, quindi di Inz, appunto per la lana, è 1,5 litro di prodotto. Guardate questo packaging. Quale packaging vi ricorda, ragazzi? Guardatelo bene. Non vi ricorda il Perlana? A me lo ricorda tantissimo. Ragazzi belli, questo e il Perlana, per me, è mia opinione personale, non hanno nulla di diverso. Anzi, vi dico che questo prodotto qui per me ha una qualità superiore, fantastico, e continuo a ricomprarlo. Per me ad oggi, tra tutti i detersivi per i capi delicati e per la lana che io ho utilizzato, questo è il numero uno. Assolutamente il numero uno, e costa un terzo del Perlana. Buonissimo. Come vi dicevo all'inizio video, eccolo qui, Coop, questo nella versione sempre limone e zenzero, ragazzi, perché ho trovato questa profumazione che mi piace da impazzire. Questo è lo stesso dell'altra versione nell'Eco Ricarica, ma nella versione da 900 ml. Questo trovato in offerta, non vorrei dire una cavolata, forse a 59 centesimi, 69 centesimi da Risparmio Casa tempo fa, e non me lo sono fatto scappare. Terminata un'altra confezione di quelle che sono diventate le mie spugnette preferite, i pannetti, diciamo, preferiti per la cucina, che utilizzo prevalentemente in cucina, ma li potete utilizzare per qualsiasi, su qualsiasi superficie. Parlo degli Actifibre panno universale, eccezionale assorbenza, non lascia aloni, e appunto è questa microfibra, ma una microfibra di quelle che non rimangono appiccicate alle mani, diciamo, e che non lascia soprattutto strisciate. Quindi è vero che assorbe tanta acqua, ma è anche vero che se lo strizzate vi lascia le superfici perfette. Io lo utilizzo prevalentemente per i miei due rognosissimi attrezzi, come dire, attrezzature della cucina, cioè il lavello e i fuochi, piano cottura. E ragazzi, io passo il mio Rio Melaceto, quello classico, Rio Melaceto con aceto di mele biologico, nello spruzzino, e vado con questa. Ragazzi, si porta via qualsiasi cosa e non devo assolutamente asciugare, ok? Quindi acciaio sì, è rognoso perché ti si fa il calcare, ma il connubio Rio Melaceto e queste spugnette hanno reso il mio lavoro quotidiano sui miei, insomma, i miei attrezzi, chiamiamoli attrezzi, ma non sono attrezzature, insomma, veramente veloce, straconsigliata, strapromossa. E lo so, ragazzi, vi ripeto, 4 erogatori, massima erogazione, ci siamo, ci può stare, poi è da tanto che non giro questo video. Muschio bianco Airflor Eurospin, fantastico. Sempre Eurospin, variante alla vaniglia. Il tappo è verde perché quello giallo me lo sono perso, quindi li ho messi alla rinfusa, ma in genere ha il tappo giallo questo. Fantastico anche questo. E ragazzi, ve l'ho presentato poc'anzi, mi è piaciuto talmente tanto questo prodotto che l'ho riacquistato. Quindi detersivo in polvere Soft Blue Oxygen. Prima busta svuotata. Seconda busta. Allora, io mi avvicino a una sedia, abbiate pazienza, ma non voglio fare su e giù con la schiena perché mi stanco. Allora, prodotto Ciofeca. Sto parlando di Sweet Home Collection. Profuma pavimenti detergente fiorito con antibatterico naturale. Ragazzi, che delusione questo prodotto! Sì,
Sì, mi ha proprio, scusate, ve lo faccio vedere meglio, eccolo qui. Allora, Sweet Home Collection. Avevo provato di questa linea gli ammorbidenti, che non sono proprio il non plus ultra, ma non fanno neanche così schifo, devo dire la verità. E quindi sull'onda di quella, diciamo, come si dice, del gradimento dell'ammorbidente, ho detto perché non dare una chance anche al detergente pavimenti? Costa poco, vale meno. Ragazzi, non mi è piaciuto assolutamente. Mi lasciava il pavimento, anche se vogliamo, colloso. Quindi, secondo me, è un prodotto che forse ha anche l'olio essenziale di tea tree, non lo so. Deterge, sgrassa tutte le superfici, non lascia aloni. Allora, aloni non me ne ha lasciati perché io ho comunque una monocottura opaca, per cui difficilmente mi rimangono gli aloni. È un pavimento fantastico il mio pavimento, è veramente eccezionale. Però, ragazzi, sgrassa. Io non ho trovato questo grande potere sgrassante di questo. In merito a questo detergente pavimenti e anche la profumazione blandissima, non si sentiva quasi nulla. No, decisamente no, non lo ricomprerò. Speriamo che me ricordo. Terminato quello che è diventato il mio prodotto numero uno e che è andato a sostituire il mio amatissimo Ajax, quello, se non mi ricordo com'era il nome preciso, abbiate pazienza, quello rosso per capirci. Ragazzi, è fantastico, è fantastico. Io utilizzo solo questa versione qui che vado a mettere in uno spruzzino che tengo appunto, che utilizzo poi per sgrassare, togliere il calcare. Ragazzi, questo prodotto leva tutto, le macchie di calcare dell'acqua, della pasta, l'olio, sgrassa, non lascia aloni, lascia le superfici brillanti e super sgrassanti, proprio che fanno scric scroc. E 1,250 litri di prodotto, sì, non ha un profumo eccelso, ma chi se ne, ragazzi, chi se ne importa, perché svanisce in un nanosecondo. Quindi nel momento in cui spruzzate, sì, un pochino è fastidioso, ma non è una cosa che toglie il respiro assolutamente, e comunque la puzzetta, diciamo, se ne va in un nanosecondo. Mai più senza. Straconsigliato, buonissimo. Questa dopo. Terminato un detersivo piatti di INS, ecco, questo è proprio Eco 10, ma è veramente ecologico. Vedete che ha anche il marchio Eco Label o Eco Label, come dico sempre, che dir si voglia. 1 litro di prodotto, ragazzi, che cos'è questo detersivo piatti? È fantastico. Ne basta poco, lava benissimo, sgrassa benissimo, ha un profumo. Ve l'ho già detto, boh, mi ricordo, non particolare, ma sa di pulito, non lo so, io lo amo, ragazzi, buonissimo, non ve lo lasciate scappare, provatelo almeno una volta. Devo invece bocciare, ma bocciare di brutto, questo Winnis, e mi dispiace perché io non ho un cattivo rapporto con i prodotti della Winnis. Ma questo lo devo proprio bocciare. Winnis, lana e delicati, capi preziosi e baby a mano e lavatrice fiori rosa. Mamma mia, ragazzi, quanto non mi è piaciuto questo prodotto. 750 ml di prodotto. Allora, il colore è un colore trasparente che vira un pochino sul dorato, giallino, diciamo, ma sa di plastichina. Non lo so di che cosa sa. Non lo so, di cibo per criceto. Boh. Sì, sa, ricorda vagamente il cibo dei criceti. Boh, a me mi ricorda quello. Poi lo sapete, io faccio sempre questi abbinamenti un po' inusuali, diciamo, insoliti, però questo è. Ragazzi, non mi è piaciuto. L'ho terminato anche abbastanza in fretta perché non fa per nulla schiuma o appena appena appena. Non riuscivo mai a capire se fosse sufficiente la quantità che mettevo. I capi, una volta tirati fuori, ci ho lavato soprattutto i maglioni. Mi sembrava quasi che non fossero lavati. Ragazzi, no, non mi ha convinto. Non mi ha convinto, non lo riacquisterò più. Tra l'altro, questo formato un po' particolare ricorda questa foglia, no? La natura, però sì, carino il packaging, ma decisamente no.
No, no, proprio no. Un altro smacchiatore che ve lo dico a fare, non ci sto a perdere tempo. Ho terminato questo ACE detersivo igienizzante classico, nuovo profumo attivo efficace su tutti i tipi di macchie. E non male, ragazzi, decisamente non male. Il profumo, non male anche il profumo. Qui abbiamo 1 litro e 375 ml di prodotto. Gli ACE a me piacciono tantissimo, non costano poco purtroppo, e questo è il motivo per il quale non me li vedete presentare quasi mai, non li trovo quasi mai in offerta. Questo credo di averlo preso proprio in offerta e ragazzi mi è piaciuto. Buono, ma io e gli ACE, insomma, ci amiamo tantissimo. In linea di massima con i prodotti ACE io mi trovo veramente veramente bene. Per me è un prodotto consigliato. Un altro The Week risparmio casa al talco. Ce l'abbiamo la bellezza di 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vi dico solo questo. Poi Eco 10 anticalcare gel. Vedete che non vi dico bugie? Questo lo mettiamo qua. Oh, ammorbidente Kesir o Kesir. Terre lontane, notte magica, ammorbidente, aromatico, note cipriate e fiorite. 750 ml di prodotto. Questo ricorda molto i tesori d'Oriente. E ho voluto provare, preso da Tigotà. Da Tigotà hanno tutta questa linea Kesir di ammorbidenti e credo ci siano anche altri prodotti di questa linea. Adesso non mi sovviene però, ragazzi, o forse sono solo ammorbidenti, ma mi sembra di no. E mi intrigava molto il packaging, sono sincera, mi sembra che abbiano un costo abbastanza elevato, o 3,50 euro o 3,99 euro, mi ricordo 3 euro e qualcosa, ma per una volta ho detto crepi l'avarizia. Ragazzi, sembra un profumo da uomo. Il profumo è buonissimo, buonissimo, buonissimo. Potere ammorbidente, come tutti gli altri, diciamo ni. Ecco, però ragazzi, sono dovuta andare a metterne due tappini, non sono giganteschi, per ogni lavaggio, per riuscire ad avere un sentore di profumo una volta tirato fuori il bucato. Una volta che il bucato si asciuga, non si sente più nada de nada. Quindi, no, darò un'altra chance a questo prodotto? Sì, sono curiosa di provare almeno un'altra versione per capire se è proprio questo tipo di profumazione che è meno intensa o se sono proprio prodotti che alla fine sì, a snasare sono fantastici. Questo è proprio ottimo, buonissimo. E poi compro tutto a scatola chiusa, sapete che non snaso più nei negozi. Oggi sono stata, piccola parentesi, sono stata da Acquestapone a prendere due cose in croce. Avevo davanti a me una signora, anche giovane, forse secondo me anche più giovane di me. Niente, tirava giù da, cercavo un detersivo per i pavimenti, tirava giù e rimetteva a posto. Poi prendeva. Voi ci credete che gli avrei dato un cazzotto? Non so dove, no, la violenza mai, ragazzi, non si danno questi messaggi assolutamente. Ma mi è proprio venuta voglia di dirle: scusi, ma li deve annusare proprio tutti questi prodotti? No, faccia lei, non lo so, sta aprendo tutto. Mi dispiace che non, quando succedono queste cose non passa mai nessun ragazzo, nessun, diciamo, commesso di questi store. Mi dispiace. Ero tentata di andarne a chiamare uno. Volevo proprio fare la spiona. Perché porca paletta, no? Te lo compri a scatola chiusa, poi se ti va male, ti va male. Ma non si aprono i prodotti, ragazzi, non si aprono. I prodotti hanno comunque una scadenza, cioè non si aprono. Non lo fate più. Cioè, anche se c'è qualcuno fra voi che lo so che la tentazione è forte, io sono la prima a voler snasare tutto, lo sapete come sono fatta, ma non si fa, ragazzi. È brutto da fare ed è brutto da vedere, veramente brutto da vedere. Comunque, vedremo se darò un'altra chance a questo prodotto. Scusate la divagazione. Terminato un altro Eco 10, vedete quanti ne utilizzo? Questo in polvere per la lavatrice, la profumazione lavanda. A me piacciono tanto, ragazzi, sono veramente, veramente buoni.
Terminato sempre per i pavimenti, Sanitina disinfettante multisuperficie, questo è nella versione al limone. Ragazzi, sono buoni. Questi prodotti di Sanitina io li reperisco da Risparmio Casa, hanno proprio tutta la linea e non mi dispiacciono. Qui ci dice che è un presidio medico-chirurgico, tra l'altro, questo prodotto, e elimina fino al 99,99% dei batteri. Ragazzi, sono buoni e per me, che appunto ho due bimbe pelose e voglio sempre avere i pavimenti, per quanto mi sia possibile, igienizzati. Mi dirigo spesso su questi prodotti qui, mi piace tantissimo. Adesso questo velo snaso, no, buonissimo, sa proprio di limone, eh. Io preferisco magari profumazioni diverse, però devo dire che non è male. Il tappo lo potete svitare tutto oppure ha questo sistema di apertura con la pressione, insomma, come si dice, con il buchino, quindi lo potete tranquillamente usare, non ha un costo eccessivo e spesso si trova in offerta da Risparmio Casa. Per me è un prodotto super promosso. Green Emotion piatti. Ho voluto prendere quest'altro detersivo sempre certificato Eco Label, eccolo qua. Ama la natura, flacone 100% plastica riciclata, ipoallergenico, testato per nickel, cromo, cobalto e piombo con oli essenziali. Ragazzi, c'ho un vuoto di memoria, non mi ricordo se questo prodotto mi sia piaciuto o meno. Porca paletta, è passato troppo tempo. Allora, il profumo non è male. Ragazzi, non mi ricordo. Basta! Ehi! Abbiate pazienza. Mi sembra che mi sia piaciuto. Mi sembra che mi fosse piaciuto. Mi sembra sempre di averlo reperito da Tigotà, forse questo, se non erro. Mi sembra che mi sia piaciuto. Mi dispiace, scusatemi, che bella recensione, mi ricordo nemmeno, ma sono talmente tanti i prodotti, però mi sembra che mi sia piaciuto. Non ne sono sicura al 100%. Però in genere quando sono proprio ciofeche me lo ricordo, me lo ricordo. Ultimo deodorante per gli ambienti, sempre preso da Arcobaleno, Air Nouveau, questo è solo olio di argan, mentre l'altro era olio magnolia, no, scusatemi, magnolia e ciliegia. Questo è olio di argan, questo non mi è piaciuto. Questo decisamente non mi è piaciuto. Ecco, vedete, questo me lo ricordo, non mi è piaciuto per niente. Sgradevole profumazione, non saprei neanche dirvi a cosa somigliasse. Ragazzi, l'ho fatto per voi, sappiatelo, l'ho fatto solo e esclusivamente per voi. Ho acquistato un Lenor azzurro risveglio primaverile. Ma de che un sonno, che sonno agitato che mi ha fatto fare sta morbidente. Allora, proprio per il fatto che io non amo le profumazioni azzurre che tutti dicono, sento fare tante recensioni di YouTubers, sento anche le persone all'interno del Colors Group di Telegram che adorano questi ammorbidenti azzurri che sanno di cotone, di panno pulito, di profumo steso al sole di una volta. Ho detto: oh Colors, ma è possibile che solo a te non piacciono? E poi per partito preso, no? Perché provato una volta, secoli fa, no, non mi piace. Ho detto: fa immolati per i tuoi iscritti, immolati per le tue persone, per i tuoi followers. E l'ho fatto, ragazzi. Non è stato un piacere, l'ho fatto solo per voi, non mi è piaciuto, puzza dei piedi, sa di piedi che sanno di cacio quando li tirate fuori dopo una giornata dalle scarpe da ginnastica con i calzini di spugna. Ecco quello che mi ricorda questo. Parlo di questo, poi magari ci sarà il vernello, quello azzurro, il coccolino, quello che vi pare. Parlo di questo, ragazzi, se tanto mi dà tanto, arrivederci, è stato un piacere. No, io con gli ammorbidenti azzurri credo di aver concluso con questo. Ragazzi, puzza proprio dei piedi, cioè una cosa allucinante.
parmigiano grattugiato. Ecco, sta proprio l'odore di quando i miei figli, anche soprattutto Riccardo che sudava tantissimo, gli levavo le scarpe con i calzini tutti sudati e usciva sta puzza di cacio, di formaggio grattugiato. Anche no, quale risveglio primaverile? Vomito de primavera, no risveglio primaverile. Ecco. Termini gli ultimi tre prodotti, ragazzi, 1 ora e 5 di video, vabbè, ma sono tanti però, eh. Allora, terminato questo spuma di champagne lavatrice liquido bianco puro per bianchi e colorati brillanti, azione antigrigio, igienizzante, formula concentrata, 1,305 ml di prodotto. Questo l'ho preso da INS, ogni tanto ci sono questi prodotti spot nei discount e spesso da INS trovo i felci azzurra, c'è lo spuma di champagne. E poi mi ricordo quali altri. Ragazzi, buono, 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 buono. Gli spuma di champagne per la lavatrice a me piacciono tantissimo e anche questo mi è piaciuto tanto. In offerta mi sembra che costasse 1 euro e mi ricordo sotto i 2 euro comunque, 1,99, 1,89, 1,79. Qualcosa del genere, abbiate pazienza, ma non mi ricordo proprio precisamente. Buono, se dovesse ritornare da INS sicuramente lo riprenderei. Terminata o comunque ho in utilizzo ancora negli armadi questi sacchetti terminati, questi sacchetti profumati di felce azzurra. Questi sono quelli nella versione classica. Ragazzi, che buon profumo di pulito, veramente tanto 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 profumati e gradevolmente profumati, come tutti i sacchettini profumati. Qui dice 6 settimane, io non è neanche un mese che li ho messi e già non si sente più niente. Quindi io quello che faccio quando non si sente più niente nel sacchettino che è di quella carta tessuto. Che sembra, non sembra né carta né tessuto, quella via di mezzo, panno carta, come lo vogliamo chiamare. Quando non si sente più niente, io prendo i profumi che utilizzo per il corpo e li vado a spruzzare su questi, appunto, su questi fazzolettini, questi quadratini che rimangono, questi sacchettini, e allora così riesco a prolungare un pochino l'effetto. Non lo so. Sicuramente prossimamente inizierò a fare come faceva mio nonno, i miei nonni materni che utilizzavano le saponette profumate all'interno dei cassetti e i cassetti dei miei nonni profumavano sempre di buono, di pulito, fantastici. Fantastici ricordi legati ai miei nonni. Ultimo, ma non per importanza, anzi penultimo perché poi vi devo far vedere una cosa, la carta igienica mi ha fatto troppo ridere. Bref candeggina con detergente freschezza marina. Qui abbiamo 1 litro di prodotto che sembra in realtà di meno. Ragazzi, quanto ho potuto amare questo prodotto di Bref. Lo amo follemente, mi devo ricordare di andarlo a ricomprare. Ragazzi, è candeggina, eh? Candeggina, ma all'interno ha il detergente. Candeggina, è candeggina. Ci ho fatto di tutto. Di tutto, di tutto, sanitari, pavimenti, piastrelle. L'unica cosa che non ho fatto, non ci ho spolverato i mobili, ho lavato i termosifoni. Ragazzi, è fantastico, fantastico, vi prego, date una chance a questo prodotto. Meraviglioso. Lush è candeggina, se non vi piace l'odore della candeggina, bypassate assolutamente, ma se la candeggina non è un problema per voi, l'ho messo anche all'interno del water, sempre appunto per tenere lo scopettino in ammollo oppure durante la notte. Mamma mia, che potenza questo prodotto! Fantastico! Dategli una chance. E poi, dulcis in fundo, mi ha fatto troppo ridere. Questa è recentissima, ce l'ho ancora in utilizzo. Questa candeggina, questa, se saluto, questa carta igienica. Vado da Deco, mi serviva urgentemente della carta igienica, vado a fare la spesa da Deco e cercavo una carta igienica che non costasse un rene, perché avete visto ragazzi quanto è diventato complicato comprare la carta igienica, cioè veramente. In fiore Flutec, no, sentite, Flutec 100% fibra naturale, risparmio assicurato, stop ingorghi, no idraulico.
La carta igienica soffice che svanisce in un vortice. Ragazzi, quanto mi ha fatto ridere! Ridevo come una scema dentro il supermercato. No, questa la devo comprare solo per il gusto di farla vedere poi ai miei fanciulli, alle mie fanciulle. Flutec, la carta igienica soffice che svanisce in un vortice. Vi immaginate? Cioè, ragazzi, ecco, non dico bugie. No, mi ha fatto troppo ridere. Poi c'è il disegno del vortice, capito? La carta igienica che vola nel vortice. No, vi prego. Allora, la carta igienica com'è? Sono quattro maxi rotoli, nulla di esaltante, ma non è malaccio, è un po' sottilina. Sono, se non sbaglio, due veli. Sì, sono due veli. Ha questa trama così. Ecco, forse non so se riuscite a vederla questa trama, poco importa, insomma. Oddio, è un po' sottilina, però fa il suo lavoro, insomma. È morbida, questo sì, però mi ha fatto troppo ridere, ragazzi, mi ha fatto troppo, troppo, troppo ridere. Oh, tra l'altro, questa è certificata Ecolabel. Ecco, vedete, ragazzi, vedete, non me ne ero accorta, ok? Invece è una carta igienica certificata Ecolabel, quindi anche questa cosa mi fa piacere. Ecco qui. Però mi ha fatto troppo ridere la carta igienica soffice che svanisce in un vortice. Che è successo qua? Si sta spegnendo il telefono? Si è surriscaldato? Che è successo? Perché si è abbassata? Non so che cosa stia succedendo. Il mio telefono mi dice che è giunto il momento di non so che cosa fosse successo. Non lo so. Prima che si stoppi tutto, ragazzi. Allora, 1 ora e 10 di video. Sto video non se lo vedrà nessuno, già lo so. Io ringrazio tutti coloro e tutte coloro che fossero stati con me fino alla fine di questo lunghissimo video. Vedetevelo a tappe come volete. Speriamo me lo faccia caricare YouTube, altrimenti lo dovrò dividere in due tranche, lo dovrò riregistrare. Ragazzi, che dire? Io, come sempre, vi mando il mio bacio super estremo galattico. Vi rimando alla visione dei prossimi video, sempre solo se qualora vorrete. Mi raccomando, fatemi sapere, come sempre, fatemi sapere qualsiasi cosa in merito a questi prodotti che ho presentato, le vostre recensioni, se c'è qualcosa che avete utilizzato anche voi e che vi è piaciuto tanto, se c'è qualcos'altro che invece io ho gradito e che a voi invece ha fatto schifo, fatemi sempre sapere e scambiamoci come sempre le nostre preziose informazioni. Detto questo, io vi saluto e spero veramente con tutto il cuore di non far passare oltre 20 giorni per la pubblicazione dei prossimi video dopo questo. Abbiate pazienza e finirà anche questo periodo, me l'auguro, me l'auguro. Tutto passa nella vita, anche i momenti difficili, ne sono la prova vivente. Un bacio grandissimo. Alla prossima, statemi bene. Ciao.